L'articolo 1 inizia parlando di Repubblica. L'Italia è una Repubblica. Che cosa vuol dire Repubblica? Vuol dire innanzitutto che, come voi tutti sapete, il 2 giugno del 1946 la monarchia è stata sostituita da un regime repubblicano. Non abbiamo più un re, ma abbiamo al posto, come capo dello Stato, un presidente della Repubblica, che viene eletto non direttamente dal popolo, ma dai rappresentanti del popolo, riuniti in Parlamento, eccetera, eccetera. Ma questo è il significato più banale, se volete, il passaggio dalla monarchia alla repubblica. Repubblica viene dal latino res publica, vuol dire che l'Italia, l'insieme, ciò che noi consideriamo Italia, le sue ricchezze, le sue caratteristiche, la sua cultura, è una res publica, è una cosa di tutti. Pubblica vuol dire questo, di tutti. Appartiene a tutti noi. Non c'è nessuno che può dire la cultura è cosa mia, per esempio, e non interessa a voi. Il territorio nazionale è qualcosa che posso acquistare e sfruttare per conto mio ed escludere gli altri. Res pubblica. E questo è un concetto molto importante, molto pregnante. Tutto il discorso che si fa da alcuni decenni in Italia e nel mondo dei beni comuni, ha proprio sullo sfondo questa idea repubblicana che i beni di una nazione sono comuni, non possono essere, siccome sono di tutti, non possono essere oggetto di appropriazione da parte di nessuno, cioè di nessuno in particolare. Devono essere a disposizione di tutti quanti. Poi l'articolo 1 parla di democrazia. La democrazia è un regime che implica, che richiede la partecipazione dei cittadini. E nelle parti successive della Costituzione si indicano gli strumenti attraverso i quali questa partecipazione è possibile. Le elezioni, i partiti politici, gli organi rappresentativi, il Parlamento, il referendum, eccetera, eccetera. Però attenzione, dire che la Repubblica è democratica presuppone che da parte dei cittadini ci sia l'impegno a usare questi strumenti di partecipazione. Se non li si usano, è chiaro che la democrazia si rattrappisce, per così dire, e si trasforma in un'altra forma di governo classica, che è la oligarchia, cioè il governo dei pochi, cioè dei privilegiati. Ecco, vedete come questo articolo 1 ci indica una prospettiva che è anche un impegno. Dire che siamo una repubblica democratica è come chiamare alla mobilitazione politica di tutti i cittadini, nelle forme che sono consentite. La cosa importante in questo articolo 1 è che subito dopo si dice che il potere del popolo, che qui nell'articolo 1 si chiama sovranità popolare, la sovranità appartiene al popolo, non può essere esercitata illimitatamente, perché la democrazia si svolge nei limiti e nelle forme previste dalla Costituzione. Che cosa si è voluto temere con queste espressioni che, come è facile capire, diciamo, sottintendono una cautela, quasi un timore della degenerazione della democrazia? Si è voluto temere che le maggioranze politiche, possono far uso del loro potere per esempio, eliminare o ridurre i diritti, usare il loro potere in forma populista, si dice oggi, allora non si usava questa formula, cioè l'appello al popolo, l'appello diretto al popolo, no? Che è una degenerazione della democrazia, che della democrazia costituzionale, che vuole che il popolo si esprima
ma non che venga, ecco, questa è la differenza fondamentale tra populismo e democrazia, che sia la Costituzione vuole che il popolo prenda l'iniziativa attraverso i canali e le forme previste dalla Costituzione e nei limiti della Costituzione, ma non vuole che ci sia qualcuno, l'uomo forte, l'uomo della provvidenza, il seduttore politico, come è accaduto nel secolo scorso, pensate a due esempi sommi, Hitler in Germania e Mussolini in Italia, due uomini della provvidenza che facevano appello al popolo direttamente. Questo è il populismo. Se volessimo usare una formula sintetica, potremmo dire: per la democrazia, secondo la Costituzione, è il popolo che deve agire. Il populismo è quel regime nel quale il popolo è chiamato a reagire, cioè il popolo viene interpellato dall'uomo della provvidenza e normalmente gli si chiede di dire sì, ecco, di acconsentire. Se volessimo fare una piccola parentesi, potremmo dire che la democrazia è anche il regime che tiene molto in onore il no, cioè non sono d'accordo, l'opposizione, i diritti delle minoranze, il diritto al no. Questo in estrema sintesi l'articolo 1. L'articolo 1 parla, come già vi dicevo, del lavoro, ma il tema lo riprenderemo tra un istante, perché è l'oggetto dell'articolo 4, ci soffermeremo su questo.